Semplicemente io anticipo quello che è successo, poi lo racconteranno bene loro. Proprio io sentivo dal sabato prima del martedì la necessità, proprio sentivo come un peso da parte dello Spirito Santo di pregare per questi ragazzi. Perché all'inizio, quando abbiamo fatto questa riunione, si diceva piuttosto che fare la solita scuola domenicale, che è buona, ma resta lì, è solo conoscenza, dobbiamo portare questi ragazzi a conoscere Gesù e a sperimentare lo Spirito Santo. E infatti proprio sentivo questo peso dentro. Ho detto ai ragazzi martedì, oggi non ce ne andiamo da qua se tutti non riceviamo la potenza dello Spirito Santo. Minimo dobbiamo parlare tutte in lingue. E così è successo. Poi raccontate voi. Allora, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Poi è stato qualcosa che tu, mentre parli, non te ne accorgi. E Carmelo ha iniziato a dire che era una cosa molto importante e che ci sarebbe cambiata la vita. Già da lì ero emozionatissima. Poi quando Carmelo ha cominciato a poggiare le mani su tutti, tutti che piangevano, quando l'atmosfera che c'era nella stanza del pastore è stata bellissima. Ho pianto mezz'ora. Niente, bellissimo. Pace a tutti, è stato qualcosa di indimenticabile. Io dall'inizio che abbiamo iniziato la lode io non finivo di parlare lingue. E una cosa che ci ha sconvolti è che Sofia piangendo diceva, io ho capito quello che diceva Martina, io mi sono messa le mani, cioè, i capelli nelle mani perché l'ho detto io, è stata una cosa, sì, ho sbagliato. E comunque, non lo so. È stato qualcosa di bellissimo e anche tuttora non riesco a smettere di parlare lingue e voglio e credo che non sia l'ultima volta questa e voglio proprio che ce ne siano altre occasioni di queste cose. Niente, amen. Io volevo solamente, pace a tutti, io volevo dire solamente una cosa, che è molto facile creare atmosfera, creare tutto quello che è successo martedì. È facile perché deve partire tutto da noi. E se parte da noi, Dio ugualmente si mostra, la sua presenza verrà, ma se creiamo aspettativa, se creiamo quella voglia di riceverlo, ci benedirà sempre di più, e questo l'abbiamo sperimentato martedì. Martedì è stato uno dei giorni più belli della mia vita perché appunto si percepiva la presenza di Dio, dello Spirito Santo, e credo che da cristiani siamo chiamati a vivere nel soprannaturale. Perché credo che noi abbiamo Dio, Dio è una cosa meravigliosa e quindi appunto siamo chiamati a vivere nelle cose belle, nelle cose che se tu le racconti a una persona fuori di qua non ti crederebbe. E questo è il bello di essere cristiani, vivere appunto nel soprannaturale. E questo bisogna sperimentarlo appunto ogni giorno, o a casa, in qualunque momento della nostra vita. E vedrete che Dio si mostrerà. Amen? Amen. C'erano pure che hanno ricevuto, c'era Sofia assente e Emanuele che. Praticamente c'è stato anche Noemi che si nasconde. Dove sei Noemi? Che ha voluto accettare Gesù come Signore e Salvatore, pianto, non l'ha mai vista così coinvolta e decisa per il Signore. Poi Emanuele pianto, pure una cosa esagerata. E la cosa, non so se si è capito, c'è stata sia i doni in lingue che l'interpretazione da parte di Sofia, da parte dello Spirito Santo per mezzo di Sofia. E sono sicuro che è un tempo di risveglio e dobbiamo dare importanza, come dicevo i ragazzi, allo Spirito Santo, alla potenza dello Spirito Santo. Molte volte ci addormentiamo, ci riempiamo di parola che è buona, è la cosa fondamentale, ma dobbiamo vivere nel soprannaturale, come diceva Giacomo. Amen. Amen. Io ricordo soltanto che ero qui che ci dovevano essere le prove dell'orchestra e quindi poi l'ho visto uscire, ma tutti che piangevano, ma era un pianto continuo, c'era Francesca, sino a quando me ne sono andata ancora piangeva, ma tutti stravolti, quei ragazzi, dico, ma che è successo?
Carmelo mi aveva detto prima di iniziare, dice, stasera pastore voglio pregare per il battesimo dello Spirito Santo, sento questo nel cuore. L'hanno ricevuto tutti. E gloria a Dio. Ringraziamo il Signore che è qui in mezzo a noi. Allora, adesso la parola di Dio, sarà molto breve, 3 ore e mezzo, però, mamma mia, 11:25. Ah! Voglio parlarvi di un soggetto che ha a che vedere con la nostra vita, che viviamo, dove c'è lo Spirito Santo che ci investe, ci dà la forza, ma lo Spirito Santo ci suggerisce di vivere ogni cosa, ogni aspetto della nostra vita per mezzo della fede. Però è pure vero che a volte certuni pregano e dicono, ma quanto fede devo avere per ottenere questa cosa, per riuscire in questa cosa, per superare questa prova, perché a volte ci sono prove, difficoltà, per andare oltre questa montagna, quanta fede deve avere? E io voglio parlarvi, proprio il messaggio è questo, quanta fede deve avere? È una domanda. Qualcuno dice un granello di senape, io vi mostrerò che nella Bibbia ci sono diverse quantità di fede, però andiamo per ordine. Innanzitutto dobbiamo sapere che se siamo cristiani, e lo siamo, giusto? Essendo cristiani siamo chiamati, la nostra chiamata è a vivere per fede. Una volta vivevamo seguendo i nostri ragionamenti, la nostra cultura, la religione che ci avevano dato, inculcato, il nostro modo di pensare, la nostra formazione, vivevamo in questo modo. Ed eravamo, andavamo e tutte le cose che facevamo le facevamo in funzione di questa formazione a 360 gradi che abbiamo ricevuto sin da bambini. Ma poi un giorno abbiamo conosciuto Gesù. Abbiamo conosciuto Gesù? Ah. Quando abbiamo conosciuto Gesù, Dio ci dice, lo capiamo, perché l'abbiamo conosciuto per fede, e ci dice adesso dobbiamo cominciare a vivere per fede. Tutti siamo chiamati a vivere per fede. Quando realizziamo la vita della fede, stiamo bene. Quando non viviamo per fede, stiamo male. Ci fate caso? Cos'è la fede allora? La fede è lo strumento che Dio ci ha dato per vivere, poco fa Giacomo diceva il soprannaturale, per vivere il soprannaturale qui sulla terra. Perché la fede ci invita, ci stimola e ci dice che noi dobbiamo vivere il soprannaturale qui nel naturale. Il naturale è facile viverlo. Come vi dicevo, ci siamo nati, cresciuti, pasciuti. Ma il soprannaturale l'abbiamo sperimentato per mezzo della fede in Gesù Cristo. È soprannaturale, già credere in Gesù è soprannaturale. Vivere per fede è soprannaturale, perché vivere le leggi del cielo qui sulla terra, non più le leggi naturali ma quelle soprannaturali. Senza fede, fratelli miei, a volte vedo che ci sono cristiani che vivono senza fede. Sebbene hanno lo strumento per vivere il soprannaturale, stanno vivendo ancora nel naturale. Ovvero hanno vissuto forse in parte nel soprannaturale, ma poi continuano a confidare nel naturale, e significa vivere nel naturale. E ciò, vi dico la verità, ciò non piace a Dio. Non lo dico io, perché lo dice la Scrittura. In Ebrei 11:6 dice così, senza fede è impossibile piacere a Dio, è vero? Quindi significa, se noi che abbiamo sperimentato la fede non viviamo per fede, il Signore dice, non state andando bene, non mi piace, come un padre dice a dei figli, non mi piace come sta marciando, non mi piace come stai camminando, non mi piace le cose che stai facendo. Perché, dice, chi si accosta a Dio deve credere che egli è egli rimuneratore di quelli che lo cercano. E qui c'è un segreto. Chi si muove per fede si sta dicendo, senza fede è impossibile piacergli. Allora all'opposto, chi si muove per fede piace a Dio. Chi cammina per fede piace a Dio. Perché? Perché quelli che camminano per fede cercano l'intervento di Dio. Difatti, leggiamo, per il rimuneratore di quelli che lo cercano, la fede cerca Dio.
E allora piacciamo a Dio, perché Dio vuole entrare in campo nella nostra vita, in ogni situazione, in ogni circostanza. E se noi non abbiamo fede, stiamo dicendo a Dio: statti fermo dove sei, che agisco per i fatti miei. Invece, quando noi abbiamo fede, diciamo a Dio: Dio, intervieni, lo cerchiamo, è vero? Questa è la fede, cercare Dio. Ora partiamo dal presupposto che tutti quanti noi, anche le persone che non credono, hanno fede. La fede è una prerogativa dell'umanità. Dio ha messo il seme della fede, nonostante che l'uomo abbia peccato, ha messo questo seme, cioè significa che può arrivare a chiedere l'intervento di Dio. Altrimenti non avremmo neanche creduto in Gesù Cristo, se non c'era questo seme dentro di noi. Quindi partiamo dal presupposto che ogni persona porta nel suo DNA spirituale la fede. Ci sono persone che hanno, non credenti, che hanno più fede di noi, ma non hanno la giusta fede. Certuni hanno una fede che credono che riusciranno in quello che faranno e ci riescono. E non sono neanche cristiani. È una questione di fede, ci credono, hanno visione e si sforzano per realizzare queste cose, fanno sacrifici e arrivano all'obiettivo. Ma stiamo parlando di un altro tipo di fede, la fede di cui parliamo noi è la fede del cristiano che confida in Dio. Amen? Quindi però significa che nel DNA c'è la fede di ogni persona. Quindi nessun cristiano deve dire: tu sì che hai fede. A volte c'è qualcuno che mi ha detto: pastore, sì, tu che hai fede, io invece sono poverino, io che vuoi. Quasi quasi per avere fede bisogna essere pastore. Non è così, non funziona così. Tutti i credenti abbiamo, che sia pastore o che non sia pastore, che sia evangelista, che sia qualsiasi credente, perché i pastori sono poi credenti prima di ogni cosa, no? Ogni credente ha la fede. Quindi se tu hai creduto in Gesù, hai la fede in Dio, è vero? Hai la fede di Cristo. Quindi nessuno dica: tu sì che hai fede, io non ho fede. Io non posso avere fede, perché sono talmente afflitti che dicono: io non ho fede, io non posso avere fede, tu sì che hai fede, prega tu per me. Ebbene, possiamo pregare gli uni per gli altri, la Bibbia dice di farlo, però tu devi sviluppare la fede per avere il tuo rapporto buono con Dio, per vivere i fatti della vita bene e per superare gli ostacoli e per essere vittorioso in Cristo Gesù, perché la fede che abbiamo ricevuto vince il mondo, dice la Scrittura. Amen. La fede deve essere il nostro equipaggiamento per affrontare, ascoltatemi bene, tutti i fatti della vita, non solo alcuni. Perché certuni pensano che possano affrontare i fatti della vita sino a una certa misura, poi dopo: Signore, non ce la faccio più qui. La Bibbia non dice che noi non possiamo essere provati al di là delle nostre forze, o no? Dice così? Dio permetterebbe che noi fossimo provati al di là delle nostre forze? Mai. Quindi questo ci sta dicendo che noi abbiamo una fede che può superare qualsiasi prova ci sta arrivando addosso. Nessuna esclusa. Se è una piccola cosa, hai fede per superare quella piccola cosa. Se arriva una cosa enorme, immensa, grande, che dice: questa mi schiaccia, non ce la faccio qui, sappi che Dio ti ha dato la fede per superare anche quella cosa, altrimenti Dio non l'avrebbe permessa. Amen. Vedete, la Bibbia ci parla di diversi tipi di fede, ma ci parla anche di diverse quantità di fede. Parlando della misura della fede, riguarda la misura di fede, riguarda che ognuno di noi ha una misura di fede, ma riguarda il nostro servizio, ok? Il nostro servizio verso il Signore. Questo tipo di fede è in relazione alla chiamata che abbiamo ricevuto, non va oltre la chiamata che abbiamo, anche se la chiamata si può sviluppare, però non va oltre la chiamata che abbiamo ricevuto. Romani 12:3 dice così: infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi tra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Quindi a ognuno di noi Dio ha distribuito una misura di fede e dice il perché.
quindi dobbiamo stare in quello. Dice, ma io posso fare, no, in misura di quello che Dio ci ha dato, né di meno né di più, ok? Dobbiamo essere equilibrati, infatti, come in uno stesso corpo, quindi in relazione alla Chiesa, al servizio, al corpo, in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte queste membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo. E ciascuno siamo membra l'uno dell'altro, ora avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data. Vedete, la fede è in relazione ai doni che Dio ci ha dato per il servizio nel corpo di Cristo. Se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, ovvero di servizio, attendiamo al ministero. Similmente il dottore, l'insegnante, attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Vedete, sono i doni, questi sono doni che Dio distribuisce nella Chiesa per fare funzionare bene la Chiesa. E queste sono misure di fede che Dio ci dà. Quindi, dove tu sei portato, quella cosa alla quale sei portato e che funziona nella Chiesa, quella è la misura di fede che Dio ti ha dato. Dio ti può aumentare la misura di fede? Certo che lo può fare, ma per adesso c'è quello. Quindi noi dobbiamo rimanere con l'attitudine della sobrietà. Io ho questa misura di fede, per questo faccio questo. Amen? Questo, quindi, la Bibbia ci parla quindi di diversi tipi di fede, ma ci parla anche di diverse quantità di fede. Molto brevemente, la fede, avevo preparato un'immagine ma l'ho dimenticata, cioè, pensate che lì ci sia un termometro, va bene? Immaginato, voi avete immaginazione, un grande termometro con il mercurio. Sapete quando si misura la febbre oppure quelle che sono una cosa così, avevo preparato con il mercurio al centro e c'è questo mercurio che sale e scende in funzione della temperatura, è vero? Bene, la fede è come il mercurio di un termometro. A volte sale, a volte scende. Sebbene abbia origine in Dio, è pure vero che essa può variare in quantità, è vero? Una quantità, 36, 37, 38 è la misura della febbre, per dire. Noi paragoniamola con la fede, è la misura della fede. Quindi uno dice, io ho febbre a 35, se sarebbe fede dici, sei scarso di fede. Se hai la febbre a 40, ma se hai la fede a 40, dici, che bella fede che avevi chissà. La quantità c'è, capite? Quindi noi siamo come dentro di noi, è come siamo questo contenitore del mercurio, noi siamo il termometro. E dentro di noi la fede a volte scende e a volte sale, è vero? Dobbiamo essere sinceri. Quindi la fede può essere, in funzione di questo, può essere assente, senza fede. Può succedere questo? Vi faccio vedere che può succedere secondo le scritture. Può essere poca fede. Può essere una fede in crescita quando la temperatura va salendo. Può essere una fede sufficiente. C'hai la febbre a 36. Giusto, sufficiente, no? Può essere una grande fede, una fede piena e ancora la più di tutte, la settima, è la fede di Dio. Vediamo la prima. La fede assente, ovvero senza fede. A volte ci troviamo ad essere, io ho visto credenti che in quel momento, in quel tempo non hanno fede completamente, sono senza fede. Quali sono le cause che producono la mancanza di fede nei credenti? La paura? Se le cose non vanno come dico io, lasciale andare come dice Dio. Ricordati, quando le cose non vanno come dico io, vanno come dice Dio. Magari fa rima, vero? Lasciamole fare
lasciamolo andare come dice Dio, noi dobbiamo semplicemente avere fiducia. Però quando non abbiamo questa fiducia c'è mancanza di fede. Il dubbio, quando dubitiamo, lo Signore lo farà questo cosa o non lo farà? Ora sì, ora no, ora sì, ora no, come le frecce di una macchina, sapete? Ora sì, ora no, ora sì, ora si accende e spegne. Questo è dubbio. Ancora la superficialità, essere molto superficiale, come voleva. Oppure ancora il disinteresse, non disinteressarsi, vabbè, Dio dice così, mi faccio i fatti miei. Faccio quello che, vediamo come cosa posso fare io. Vedete, queste cose li chiamiamo, queste cose manifestano assenza momentanea, non significa sempre, parliamo di credenti, quindi hanno sperimentato la fede, ma hanno assenza momentanea di fede. Li possiamo chiamare i ladri della fede. Quindi chi sono i ladri della fede? La paura, il dubbio, la superficialità, il disinteresse rubano la fede. Amen? Marco 4,39 dice così, ed essi destatisi, ed egli destatosi, cioè Gesù, sgridò il vento e disse al mare, taci e calmati. Che fede! Questo è il nostro Signore, ragazzi, oi, il mio Signore questo. Si svegliò e dice, che succede? C'è tempesta, c'è tempesta. Taci e calmati. È il tuo Gesù, è il mio Gesù questo, capite? Niente paura, sta dicendo. Taci e calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, perché siete così, voi così paurosi? La paura, vedete? Come mai non avete fede? Associato la paura alla mancanza di fede. La paura dell'equipaggio cosa ha prodotto? Il termometro è sceso giù, il mercurio del termometro è sceso giù, vum, altro che 35, è arrivato a meno 5. Quando il termometro arriva a meno 5 che significa? Una persona è congelata, spiritualmente parlando. E Gesù cosa fece? Gesù disse poi, dice, ma perché avete paura? Questo che ho fatto io lo potete fare voi. Abbiate fede, semplicemente abbiate fede. Quindi questa è mancanza di fede, queste cose rubano la fede del cristiano. Ancora poi c'è la poca fede. Avere poca fede significa avere quella fede d'alternanza, come dicevo, le frecce della macchina, no? Ora ce l'ho, ora non ce l'ho, ora ce l'ho, ora non ce l'ho, ora ce l'ho, ora ce l'ho. Ora sì, ora no, come le frecce di un'auto ci ho messo. Le cause quali sono della poca fede? L'ansia, le preoccupazioni e l'abbattimento. Queste producono una fede che dice, Signore, sai, una lamentela verso Dio, quando uno si lamenta, dice, la persona ansiosa prega a Dio, sì, ma lo fa in forma di lamentela, di mormorio, quasi quasi dice, Signore, ma Dio, però, quasi, e non crede allo stesso tempo che Dio può intervenire. Ansia, preoccupazioni, abbattimento, ci parlano di avere poca fede. Dio ci guarda e dice, ah, misericordia di noi, dice, ma dice, però non così, così non funziona ragazzi, non mi piacete così, per piacere a me dovete avere fede. E allora succederanno i miracoli, si vive il soprannaturale nella vostra vita. Matteo 6,25 dice così, perciò vi dico, sempre Gesù, il nostro maestro, il Signore della fede, permettete di dirlo, il Signore della fede. Perciò vi dico, non siate in ansietà solleciti per la vostra vita, e cosa succederà domani, di quello che mangerete o berrete, e poi se non mi finiscono i soldi, e non ho niente, e cosa faccio, per il vostro corpo, e se mi succederà una malattia, un'infermità, e cosa succederà? Ah, mi fa male un po' qua, che cos'è? Mi non buongiorno, certuni vivono così. Ogni cosa, ogni sintomo, già sviluppano una fede al contrario. Di ansia, di preoccupazione, è vero? Stamattina io mi sono svegliato, sono andato giù, ero in Desapie, cioè casalingo, scendo giù per andare a fare colazione
e metto il primo piede sul gradino perché abito sopra, scendo giù, il piede non lo so cosa era, un piccolo dolorino all'osso. Ho guardato, ma come ti permetti? E sono sceso giù, è passato, semplice, come ti permetti? Ma non gliel'ho detto, l'ho pensato solo, pensa se glielo dicevo. Così dobbiamo essere, fratelli, questa è la fede. Non siate in ansietà, solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, né di chi vi vestirete. La vita non vale più del corpo, più del cibo, e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Cioè, il Signore ci pone ad esempio non l'eccellenza della sua creazione, ma lo sviluppo della sua creazione. Perché l'eccellenza della creazione è l'uomo, che lui stesso ha fatto, mentre gli uccelli sono stati fatti dallo sviluppo della creazione della terra. La terra produca, è vero? Uccelli del cielo, erba, bestiame. Dio non ha fatto ogni cosa, ha fatto l'elefante, l'uccello, quello che ha detto alla terra di produrre tutte queste cose, sviluppare queste cose, ma per l'uomo no, l'uomo l'ha fatto lui personalmente, l'ho preso dalla terra sì, ma poi fu lui a modellarlo e a soffiargli la sua vita, il suo respiro, il suo soffio, il suo spirito. E guardate, eppure ci pone ad esempio, noi che siamo la pupilla di Dio, siamo l'eccellenza di Dio, ci pone ad esempio la creazione. La creazione non si preoccupa, ci sta dicendo, perché vi preoccupate voi? Guardate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Facciamoci questa domanda, è una domanda. E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? 50 centimetri significa. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, la creazione, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi? O uomini di poca fede, ecco la poca fede, sollecitudini, l'ansietà, preoccupazioni, di conseguenza abbattimento. Questo ci fa vivere con la misura della poca fede che dice, ecco mangerò, Signore, si rivolgano al Signore, sì. Signore, domani, e se il lavoro non va bene, e se questa cosa andrà male, e se andrò a fare questa visita che c'è il piede che mi fa male e poi c'è una frattura, e c'è... Signore, ma cosa succederà? Questa è poca fede. Amen. Poca fede. L'altro giorno vedevo i miei due gattini, no? Fuori casa, li teniamo fuori. E li vedevate con quel sole loro sdraiati sotto il tavolo, così tranquilli, sereni. C'era mia moglie che avrebbe portato il cibo il pomeriggio, a mezzogiorno, la sera. Quando hanno fame fanno miau e subito qualcuno gli dà da mangiare, gli danno da bere. Erano sdraiati così spaparanzati che li ho guardato e ho detto, voglio essere un gatto. Ma veramente, c'era qualcuno, mio figlio mi sembra lì, dico, Giorno, voglio essere un gatto. Non si preoccupano. Poi c'è la fede in crescita, di cui parleremo, una fede che può crescere. Noi dobbiamo, qui andiamo già a migliorare, perché dobbiamo crescere nella fede. La Bibbia dice che dobbiamo crescere nella fede. Luca 17,5 dice così, allora gli apostoli dissero a Gesù, sempre Gesù c'è in mezzo con la fede, ve la accorgete? dissero al Signore, accresci a noi la fede, accresci la nostra fede. Quindi la fede significa che può crescere. Come può crescere la fede? Per crescere, affinché la fede cresca in noi, bisogna prendere coscienza prima di tutto della mancanza di fede.
o della poca fede che abbiamo. Quando noi prendiamo consapevolezza, secondo l'insegnamento della parola di Dio, diciamo, da come non hai fede? Prendiamo consapevolezza, non ci lasciamo più distrarre. Oppure diciamo, però mi lamento troppo col Signore, ho poca fede. Prima cosa prendere consapevolezza, e si comincia di conseguenza poi a reagire facendosi animo, dice no, così non va, porca la miseria, lasciatemi passare questa espressione, così non va, no, che se la prende uno con se stesso, oh Peppe da, così non va, che è questa mancanza di fede, che è questa poca fede, non va bene così, ci si fa animo significa, ci si incoraggia, o lasciandosi incoraggiare anche dagli altri, perché a volte vediamo qualcuno, a me mi capita vedere qualcuno che cerco di incoraggiarlo e magari quella persona non si lascia incoraggiare, lasciamoci incoraggiare quando qualcuno ci incoraggia. Si comincia così a pregare in modo diverso, non più lamentandosi, ma lasciandosi condizionare da Dio. Cominciamo a leggere la parola di Dio, cominciamo a pregare, cominciamo a credere quelle cose che Dio dice, cominciamo a interiorizzarle, cominciamo a sentire la sua presenza, cominciamo a dire Signore tu sei qui con me, tu provvedi per me, tu farai crescere la mia fede, mi tirerai fuori dalla mancanza di fede, mi tirerai fuori dalla poca fede, io voglio avere fede. Questa è la fede che cresce. Amen. Poi c'è una fede sufficiente, di cui parla la scrittura, vi sto parlando sempre secondo la scrittura, di quello che dice la scrittura, e poi vi dirò perché la scrittura fa questo elenco di quantità di fede. La fede sufficiente è il minimo salariale per un cristiano, significa il minimo richiesto da Dio per vivere una vita che piace al Signore e fa stare bene pure a noi, perché se piace al Signore stiamo bene pure noi. Matteo 17,18 dice, Gesù allora sgridò il demone, sempre Gesù, di mezzo, vi accorgete, il Signore della fede. Chiamiamolo il Signore della fede questo messaggio, non più quanta fede deve avere. Il Signore della fede, Gesù. Gesù il Signore della fede, va bene? Cambiamo titolo al messaggio. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Era un bambino, un ragazzo epilettico. Gesù scendeva dal mondo della trasfigurazione. Allora i discepoli accostati, se Gesù in disparte a Muccioni, dice, Signore, vieni, catamo a dire una cosa. Dice, che c'è? Perché non siamo stati capaci di scacciarlo noi? E Gesù disse loro, ve lo dico pure piano io, se no gli altri vi sentono, vi faccio vergognare davanti agli altri. E Gesù disse loro, per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede quando un granel di senape, direte a questo monte spostati, quello che Dio dice forte, spostati da qui a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. La fede sufficiente è quando un granel di senape, sapete quando è un granel di senape? Neanche si vede quasi. È minuscolissimo, eppure dice che questo è sufficiente per noi, è vero? Ma è una quantità anche di fede questa, fede sufficiente per vivere la nostra vita di fede. Questo ci dà un'indicazione che il poco della fede, il poco, il piccolo della fede vince il tanto del male. Può spostare una montagna, montagna significa il tanto. Il granello è piccolo piccolo, la montagna è grande grande, eppure quel piccolo di Dio può distruggere il grande del diavolo. Amen? Vogliamo fare un applauso al Signore Gesù, che se lo merita. Lui è il Signore della fede. Lui è il Signore della fede. Quel piccolo, dice, ma io ho una fede piccola piccola quanto un granello di senape, sposta la montagna. Dì alla malattia di andarsene. Dì ai demoni da andare via. Qualsiasi cosa che ti sembra è enorme, digli che il tuo Dio è più grande, come ha messo Angelo nel gruppo l'altro ieri. Non dire a Dio quanto è grande la montagna, ma di alla montagna quanto è grande il tuo Dio. Era questo. Io ce l'ho nel frigorifero scritto questo. Noi abbiamo, questa è una fede minima, però è sufficiente per distruggere tutto il diavolo, pensate, tutto.
Il poco della fede vince il tanto del male. La grande fede, poi la Bibbia parla pure di una grande fede, e qui abbiamo due esempi, la donna sirofenicia, il centurione romano. Gesù accreditò queste due persone, una donna che non era ebrea e un romano che non era ebreo. Pensate, perché gli eredi erano gli ebrei, vero? Eppure Gesù disse di queste due persone, una donna sirofenicia, siriana, non ebrea, di un centurione romano, le accreditò di una grande fede, che avevano una grande fede. Chi ha una grande fede, fratelli miei? Guardate qui, Matteo 15, 22. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: licenziala, mandala via, ci fa fare brutta figura, perché ci grida dietro. Che brutta figura che facciamo, gli altri cosa devono pensare, cosa devono dire? Ma fregatene degli altri, pensate al Signore sempre. Non vi interessa quello che pensano gli altri, vi dovete interessare ciò che pensa il Signore. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gli eredi erano gli israeliti, vero? Ella però venne e l'adorò dicendo, l'adorò praticamente, non si mise a cantare, a lodare, ma praticamente, perché è un tipo di adorazione di questo genere, dicendo: Signore, aiutami. Egli le rispose dicendo: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma ella disse: è vero, Signore, perché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Guardate che risposta. Ha spiazzato Gesù, pensate, questa risposta. Il gatto sopra il tavolo, e che prima o dopo mi ha dato da mangiare. Tranquillo. Allora Gesù le rispose dicendo: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. E in quell'istante sua figlia fu guarita. Qui ci parla di una grande fede, vero? Ancora c'è un altro esempio. In Matteo 8,5 del centurione romano, conoscete la storia, quando Gesù fu entrato a Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre grandemente. Lì era la figlia, qui è un suo servitore, un suo dipendente. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito, perché io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei soldati. E se dico all'uno, va, egli va, e se dico all'altro, vieni, egli viene, e se dico al mio servo, fa questo, egli lo fa. Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: grazie a Dio. In verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Ecco la grande. Ora vi dico che molti verranno da Levante, a Ponente, eccetera, sapete tutta la storia poi. Qui, perché c'è una grande fede qui? Notate, questi due personaggi fanno la stessa cosa. Vanno da Gesù e intercedono per qualcun altro. L'intercessione, motivata da una forte compassione, produce una grande fede. L'intercessione non è mai egoistica e la grande fede è sempre dettata dall'altruismo, sempre. Guardate quella donna, era la figlia, sì, era la figlia.
ma non era verso se stessa. Che compassione ha avuto questa donna per andare ai piedi di Gesù e dirle, e umiliarsi e dire: Signore, io vengo a te. Notate, la stessa cosa fecero tutte e due, andarono tutte e due da Gesù e insistettero con Gesù. Non si arresero finché Gesù non andò a casa loro. Addirittura il centurione romano disse, capì i principi spirituali, disse: non c'è bisogno neanche che vieni, basta che lo dici. Però quando Gesù disse il tuo servo è guarito, poi lui se ne andò. Dobbiamo significa stare davanti al Signore motivati dalla compassione per qualcuno fin quando il Signore non ci dà la risposta. Questa è grande fede, fratelli miei. Più difficile, certo, ma questa è una grande fede. Ancora vediamo che c'è la fede piena. Una fede piena. Io ho messo qui un'espressione, una grande compassione può determinare una grande fede. Fede piena, sesto punto, è la fede costante ed operante. Fede piena è una fede che non è sbossa, diciamo, giusto? Fede operante e costante. Sebbene colui che ha questa fede viva sulla terra, ecco che tipo di credente, vive sulla terra, i suoi occhi, i suoi pensieri, il suo cuore non tralasciano di vedere e contemplare il trono di Dio. Fissate gli occhi su Gesù, autore e compitore della vostra fede. Questa è fede piena. No, arrivano le difficoltà, arrivano i contrasti, arrivano i problemi e loro non distolgono lo sguardo da Gesù. Lo tengono sempre fisso lì. C'è un esempio molto bello del primo martire che a motivo di questa grande fede, di questa fede piena, scusate, perse persino la vita. Ed è il primo martire della storia, Stefano. Guardate. Atti 6,5 dice: e l'essero Stefano, uomo ripieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicarone, Timone, per me, Nicola, un proselito di Antiochia. Questi erano i primi sette diaconi della Chiesa. Poi al verso 8 dice: ora Stefano, ripieno di fede e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Notate, questo Stefano aveva una fede che faceva segni e prodigi e miracoli, è vero? Una fede piena, questa è fede piena, fratelli miei. Ma non soltanto, questa fede piena rimase piena, perché quando ci fu il problema che lo dovevano lapidare, lui non si lamentò. Cosa dice la Bibbia quando lo lapidarono? Che lui alzava gli occhi al cielo. Sempre lì aveva i suoi occhi, il suo cuore di conseguenza era lì, i suoi pensieri erano lì. E la Bibbia dice che lui vide il cielo aperto e il trono di Dio e Gesù alla destra del Padre, nel mentre veniva lapidato, nel mentre moriva. Fede piena. Amen. Gloria a Gesù. E poi c'è la fede di Dio, infine, di cui parla la Scrittura, è quella fede alla quale nulla è impossibile. Essa vede le cose impossibili e le chiama certamente e facilmente realizzabili. Questa è la fede di Dio. Romani 4,17 dice che Dio fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Questa è la fede di Dio. Ancora è la fede che opera sempre secondo la volontà di Dio. C'è un feeling particolare con Dio e opera sempre secondo la volontà di Dio. Gesù aveva questo tipo di fede, vero? La fede di Dio. Marco 11,21 dice: Pietro, ricordandosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù rispondendo disse loro: abbiate la fede di Dio. Ecco perché lui, Gesù, aveva la fede del Padre, è vero? Come uomo, perché qualcuno dice: ma Gesù Cristo era Dio. Sì, ma qui sulla terra era uomo. Come uomo ha avuto la fede di Dio. Perché in verità vi dico, se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Abbiamo la fede di Dio, dobbiamo imparare la fede di Dio. A parte il primo punto di cui vi ho parlato, assenza di fede, mancanza di fede, ogni tipo di fede
successivo raggiunge l'obiettivo quando lo esercitiamo. La poca fede può crescere, la fede che cresce può realizzare le cose, poi c'è la fede sufficiente, la fede piena, la fede di Dio, tutte queste cose possono raggiungere l'obiettivo che abbiamo davanti. Allora perché la Bibbia parla di diverse quantità di fede, visto che tutte possono raggiungere l'obiettivo? Perché parla di diverse quantità di fede? Questo, la Bibbia parla di diverse quantità di fede, e vado alla conclusione, per stimolarci, incoraggiarci a salire di livello. Amen? Ci significa non accontentatevi, c'è di più. Dio può fare di più e voi potete realizzare di più. Quindi è uno stimolo, capite? Ecco, ma a me qualcuno può dire, a me mi basta granello di senape, ok, va bene, ma c'è di più. Ho una fede che va crescendo, sì, falla crescere, ci sarà di più. Perché c'è sempre di più alla presenza di Dio. L'obiettivo che dobbiamo realizzare è avere la fede di Dio. Amen? E allora possiamo realizzare qualsiasi cosa. Quindi, solo così possiamo vedere, perché se noi aspiriamo a qualcosa di più, sempre, fratelli miei, non ci dobbiamo mai accontentare. Ascoltate una canzone. Un giorno, due giorni, un mese, tre mesi, non produrrà più nulla in voi, o quasi, è vero? All'inizio pianto, ah che bella, entusiasmo, emotività. Dopo due mesi l'ascolti, magari ti piace, però non produce più, c'è di più. Ascolta un altro canto. Ecco perché noi facciamo canti sempre nuovi. Perché non ci dobbiamo entrare nello spirito della religiosità, del tradizionalismo, questi canti, punto, no. C'è sempre di più alla presenza di Dio. E noi dobbiamo aspirare così anche nelle cose di Dio. Non dobbiamo dire, ma questa fede a me mi basta, no, così vado tranquillamente avanti. Diventi un religioso, entri nella tradizione. Devo aspirare ad avere di più, a fare di più. Perché Dio, in Dio non ci sono limiti. E questa nostra vita non basterà per realizzare i progetti che Dio ha con ognuno di noi. Allora, solo così possiamo vedere, fratelli miei, se noi abbiamo questo spirito di voler andare oltre, sempre oltre, cioè squarciare ogni volta un limite che ci è posto davanti, squarciarlo, andare sempre oltre, solo così possiamo vedere la manifestazione del soprannaturale di Dio, qui in mezzo a noi. Solo così possiamo vedere il soprannaturale di Dio. Il fine di Dio col suo soprannaturale attraverso di noi è di salvare ancora, di liberare ancora persone, di guarire ancora gli infermi, di fare del bene a sempre più persone. Siccome le persone non salvate, non guarite, non liberate ancora ci sono, noi abbiamo bisogno sempre di più, di più, di più, mai limiti, non accontentatevi mai. Non significa che dovete entrare nell'ansia, quella è un'altra cosa, capite? Ma dovete dire, c'è ancora di più in Dio. Io voglio vivere il soprannaturale, voglio vedere la manifestazione del soprannaturale nel nostro mezzo. Io ci credo, così Dio farà. E se non ci riuscite qualche volta perché magari pensate ad avere fede e non avete quel tipo di fede, riprovate, crescete nella fede e Dio vi farà realizzare i vostri progetti. Amen? Ci alziamo in piedi, gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Il Signore della fede è il nostro Signore. Il Signore della fede. Chi è? Chi è il Signore della fede? Diciamolo insieme. Gesù è il Signore della fede. E noi chi siamo allora? Noi non siamo il Signore, vero? Possiamo dire i suoi sudditi, i suoi figli, i suoi fratelli della fede. Amen. Quindi noi siamo i figli della fede, i figli del Signore della fede, i sudditi del Signore della fede, perché Lui, il Signore della fede, fratelli miei, abita dentro di noi, vive dentro di noi e noi dobbiamo vivere la sua fede con la nostra vita, lasciare, significa lasciare vivere la sua fede attraverso di noi.
Amen. Alziamo le nostre mani al cielo. Signore, ti vogliamo benedire con tutto il cuore, con tutto il nostro cuore, Signore, perché tu sei il Signore della fede. Ma grazie, Signore, che sei venuto ad abitare dentro di noi. E sappiamo, Signore, che noi possiamo realizzare i tuoi progetti, perché siamo figli della fede. Siamo promotori della fede. Siamo esecutori della fede. Ti vogliamo benedire, Signore, con tutto il cuore, ringraziare e chiederti perdono, Signore, per tutte quelle volte che siamo venuti meno, che siamo stati presi, Signore, dalla paura, dall'ansia, dalle preoccupazioni, pur sapendo che l'ansia, le paure, le preoccupazioni sono relegate nel tempo, un giorno non ci saranno più. Ti vogliamo chiedere perdono per questo, Signore, ma grazie perché tu sei colui che ci incoraggi e ci dici ancora: vai avanti, figlio mio, vai avanti, figlia mia. Se non hai avuto fede, puoi avere fede. Se hai avuto poca fede, puoi avere più fede. Se hai fede sufficiente, puoi averne ancora di più. Non ci sono limiti con me, perché io sono l'Iddio senza limiti, l'Iddio dell'infinito. Soltanto confida in me, ti dice il Signore. Abbi fiducia totale in me e io ti farò sperimentare il soprannaturale, il mio naturale nel tuo naturale. Alleluia. Perché per Gesù, per Dio, il soprannaturale è il suo naturale e il nostro naturale è la sua la stoltezza davanti a Dio. E Dio ci dice: il mio naturale verrà a vivere nel tuo naturale. Per te sarà soprannaturale, ma vivrai il cielo qui sulla terra. Grazie, Signore. Ti vogliamo benedire e ringraziare ancora, Signore. Guidaci e accresci la nostra fede, Signore, perché siamo in un cammino di crescita. E sappiamo, Signore, che tutte le cose che abbiamo avanti, o Signore, adesso, in questo momento, che ci vengono magari in mente, o quelle che ci verranno in mente dopo, o le cose che ci succederanno, Signore, noi, o Signore, sappiamo, andiamo decisi che le affronteremo per mezzo della fede. E supereremo gli ostacoli, vinceremo le difficoltà, sposteremo i monti, acquieteremo le tempeste. E nulla ci potrà fare del male, perché tu sei colui che vive in noi e hai messo la vittoria della fede nella nostra vita. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore, e benedico l'assemblea, Signore, tutti coloro che sono qui presenti, che possono esercitare questo strumento, Signore, questo equipaggiamento che tu hai messo nella loro vita per distruggere le opere del diavolo e fare avanzare il tuo meraviglioso regno, Signore. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Ringraziamo il Signore con un canto. Ho incontrato la tua grazia.